Il sistema Stop and Start riduce il consumo di carburante e le emissioni di gas effetto serra, mettendo il motore in stand-by ogni volta che è possibile. Naturalmente, l'equipaggiamento del veicolo, ad esempio l'autoradio e GPS, rimane in funzione durante lo stand-by. I componenti meccanici ed elettronici del veicolo sono stati adattati per l'utilizzo del sistema Stop and Start. Ad esempio, se il veicolo si ferma a un semaforo rosso o nel traffico, il motore passa automaticamente alla modalità stand-by. Una spia viene quindi visualizzata sul quadro della strumentazione per avvisare che il motore è in stand-by. Se il veicolo è dotato di un cambio manuale, per poter mettere il motore in stand-by è necessario rilasciare il pedale della frizione. Se la spia A lampeggia sul quadro della strumentazione, viene visualizzato il messaggio che richiede il rilascio del pedale della frizione. Significa che quest'ultimo non è rilasciato a sufficienza per garantire che il motore venga messo in stand-by. Il motore si riavvia quando si preme il pedale della frizione e si inserisce una marcia. In determinate situazioni, in particolare negli incroci, è possibile tenere il motore in funzione per un avviamento rapido. Se il veicolo è dotato di cambio manuale, tenere premuto il pedale della frizione. Per garantire il comfort, alcune condizioni potrebbero impedire al motore di passare alla modalità stand-by. Ad esempio, se il veicolo è in una fase di manovra, se la temperatura del motore è troppo bassa o troppo alta, se la batteria non è completamente carica, se il livello di temperatura non viene raggiunto o se ci si trova su un pendio ripido. In altre situazioni, ad esempio quando il motore è in stand-by a un semaforo rosso, potrebbe riavviarsi autonomamente per azionare la climatizzazione o ricaricare la batteria. Una spia A barrata appare sul quadro strumenti per avvertire della mancata disponibilità di mettere il motore in stand-by. A seconda del tipo di esigenza, un messaggio può accompagnare la spia A barrata. Ottimizzazione della carica della batteria per dare la priorità alla carica della batteria. Priorità al comfort termico per dare una priorità alla climatizzazione. Priorità al motore acceso per dare una priorità alle attività del motore. Per disattivare la funzione, premere questo comando. Il messaggio Stop and Start disattivato viene visualizzato sul quadro della strumentazione e la spia si accende. Il sistema si riattiva premendo lo stesso pulsante. Alla fine del viaggio ricordarsi di spegnere manualmente il motore del veicolo. In caso contrario, si riavvierà automaticamente quando la porta viene aperta o quando viene slacciata la cintura di sicurezza del conducente. Infine, tenere presente che ogni volta che si utilizza il veicolo, il sistema Stop and Start si riattiverà automaticamente.